Sono 10, hanno la coccarda, vengono dal mondo della ricerca, dell'economia, dell'arte e del giornalismo. Hanno superato una selezione per diventare giovani dell'UNESCO, un incarico volontario per far conoscere le grandi bellezze della nostra regione. Credo intanto nei valori della cultura, la diffusione della cultura è molto importante, e anche nei valori UNESCO, e quindi voglio dare il mio contributo per una causa importante. In Emilia-Romagna sono 3 le città riconosciute dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità: Ferrara, Modena e Ravenna. Appennino Tosco-Romagnolo e Delta del Po sono dichiarati riserve della biosfera. La Biblioteca Malatestiana di Cesena è memoria del mondo. Bologna e Parma si avvalgono del titolo di città creative per la musica e la gastronomia. La firma del protocollo fra Regione ed il neocomitato Giovani dell'UNESCO dà il via a una serie di iniziative tese a valorizzare e a far conoscere questi luoghi. L'app con tutte le informazioni per navigare fra i siti è solo il primo passo. I prossimi, un'iniziativa nell'ambito della Giornata Mondiale della Poesia, il Salone del Restauro di Ferrara ed il 30 aprile l'International Jazz Day Festival, riconosciuto anch'esso dall'UNESCO.